popolazione si unì e andò a costruire questo giardino appunto sul castello, ed è per questo che appunto noi abbiamo cercato di far rivivere questa leggenda a tutti i sanmartinesi, abbinando quindi un torneo delle diverse contrade. Quindi in un certo senso sfileranno tutte le contrade e ci sarà una sorta di gara per movimentare appunto quella che è la leggenda. Sarà anche il modo per far scoprire non solo ai sanmartinesi la bellezza di questo castello, un castello abitato, però il duca è sempre molto ospitale e si fa da cicerone, quindi potrebbe essere un ottimo volano di sviluppo per il turismo della zona. Certo, in effetti diciamo è fondamentale turismo, beni culturali, e durante questi studi la domanda che mi ponevo, tanti paesi dell'Umbria, della Toscana, hanno le stesse caratteristiche paesaggistiche culturali, però loro vivono il turismo, la loro cultura, e noi dobbiamo appunto valorizzare i nostri beni culturali? Questo è l'interrogativo che mi sono sempre posta, ed è per questo appunto che al termine del mio corso di studio ho voluto fare una tesi sul patrimonio artistico dei beni culturali di San Martino in senso ampio, in effetti le tradizioni, i mestieri di una volta, e poi in certo senso di progetti di valorizzazione, e appunto questa leggenda rientra in questi diversi progetti.